sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Carissimi fratelli, qualcuno mi ha chiesto di mettere per iscritto la differenza che esiste tuttora fra il profeta dell'Islam Maometto e nostro Signore Gesù Cristo, che l'Islam considera solo un profeta. Naturalmente troverete anche scritto i punti in cui potrete trovare conferma di ciò che io sto affermando in questo audio video. Primo punto. Maometto diceva che Allah odiava coloro che non accettavano l'Islam. Gesù diceva invece che Dio amava tutti e che lui stesso era venuto per dare la sua vita a questa umanità perduta. Maometto diceva che a lui era stato ordinato di combattere contro alcuni personaggi affinché costoro testimoniassero che non c'è altro Dio se non Allah e che Maometto è il solo messaggero di Allah. Gesù diceva che chi vive secondo la spada morirà per la spada e aggiunse di non resistere al malfattore con una frase veramente che passò alla storia: se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, porgi anche l'altra guancia. Maometto lapidava le donne colpevoli di adulterio. Gesù diceva che chi era senza peccato avrebbe dovuto scagliare la prima pietra. Maometto permetteva di derubare i non credenti. Gesù invece ripeteva il comando non rubare ed era riferito a tutti. Maometto permetteva di mentire e di dire il falso. Gesù diceva: il tuo dire sia preciso, sì o no, perché il di più viene dal diavolo, e ricordava a tutti di non dare falsa testimonianza. Maometto possedeva schiavi e commerciava schiavi. Maometto permetteva ai suoi seguaci di avere degli schiavi. Gesù non possedeva schiavi, né tantomeno commerciava schiavi, poiché secondo la legge di Dio tutti gli uomini sono creature nate da Dio. Maometto decapitò 800 uomini ebrei considerandoli come nemici della fede. Gesù diceva invece: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano. Maometto diceva che se qualcuno ti attacca devi vendicarti allo stesso modo. Gesù abolì la legge dell'occhio per occhio, dente per dente, e diceva: se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Maometto ha affermato di aver praticato la jihad nel modo prescritto di Allah, per elevare così la propria posizione in paradiso. Gesù diceva invece: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Maometto ebbe 11 mogli e aveva anche delle schiave sessuali. Gesù insegnò invece che il matrimonio era tra un uomo e una donna. Maometto dormì con una bambina di 9 anni. Gesù invece benediceva i bambini e ammoniva contro i peccati e il danneggiamento contro queste povere creature, affermando che era meglio per costoro, per i peccatori, morire con una macina legata al collo. Maometto ordinò l'omicidio di alcune donne. Gesù invece guarì e perdonò molte donne. Mohammed diceva: o tu che credi, combatti i non credenti che ti sono vicini e lascia che loro trovino in te durezza. Gesù invece diceva: beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Maometto ordinò 65 campagne militari e in 10 anni ordinò tante incursioni, commettendo dunque tanti
atti contro la vita. Gesù non ordinò nessuna campagna militare, né offrì alcun compenso alla guerra o alla violenza, e impedì ai suoi discepoli di causare violenza. Maometto uccideva i prigionieri presi e catturati durante la battaglia. Gesù non ha mai fatto prigionieri e non ha mai ucciso nessuno. Maometto incoraggiava i suoi uomini a stuprare le donne schiavizzate. Gesù non ha mai incoraggiato lo stupro e non ha mai ridotto in schiavitù le donne. Maometto prendeva schiavi catturati e un quinto di tutto il resto del bottino preso in guerra. Gesù non prese mai alcun bottino, anzi insegnava che il Figlio dell'uomo non era venuto per essere servito, ma per servire. Maometto non ha mai sofferto per l'umanità. Gesù invece ha sofferto torture terribili, però non ha mai torturato nessuno. Maometto diceva di combattere gli infedeli finché non ce ne sarà più alcuno. La persecuzione e la religione sono solo per Allah. Gesù diceva: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano. Maometto ordinò il brutale omicidio di un uomo mezzo cieco. Gesù invece guariva gli uomini ciechi. Maometto ordinò ad uno schiavo di costruire il pulpito da cui predicava. Gesù invece era un servitore e lavava persino i piedi ai suoi discepoli. I comandamenti di Maometto rispondono alla fede in Allah e la jihad. Gesù diceva invece, ripetendo i primi comandamenti: ama il Signore tuo Dio con tutta la tua forza, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e amerai il tuo prossimo come te stesso. Maometto chiedeva la protezione di alcune guardie del corpo armate, anche quando si trovava in una casa di culto. Gesù rimproverava chiunque tentava di difenderlo con la forza e non viaggiava armato. Il Corano nel verso 56-36 dice che gli uomini musulmani saranno premiati con delle vergini in paradiso. Il Corano parla esplicitamente di vergini femmine con occhi grandi e grandi seni da dare come premio agli uomini. Gesù affermava invece che in paradiso le donne e gli uomini saranno come angeli e non dovranno soddisfare i sensi. Le sue parole esatte erano queste: quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Maometto affermava che Gesù era un semplice profeta, anche se riconosceva i miracoli incredibili che Gesù compiva. Gesù invece affermò di se stesso davanti al gran sacerdote nel Tempio che lui era il Figlio del Dio vivente, e anche questa frase gli costò la condanna a morte. Carissimi fratelli, questo audio video ha lo scopo di mostrare la verità in modo da rispondere a chi non ha conoscenza, a chi si rifiuta di conoscere la verità, a chi si lascia ingannare facilmente perché non legge i testi originari e le vite di questi due grandi personaggi, ma preferisce ascoltare satanisti e traditori della fede. Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio, venga il tuo regno. Amen.